Buonasera e ben ritrovati in una nuova puntata di A Tutto Campo. Allora, davvero estasi Arezzo con l'Alessandria, quella che era l'Alessandria di record, che è stata battuta con merito dall'Arezzo. Grande pubblico, grande coreografia quella vista allo stadio comunale Città di Arezzo. Un Arezzo che ha imparato, tra virgolette, a diventare grande, a diventare maturo. Lo aveva già fatto vedere a Siena, con l'Alessandria è arrivata un'importante conferma. Queste vittorie, insomma, sembrano le vittorie della grande squadra, forse la squadra più in forma, anzi forse togliendo anche il dubitativo in questo momento. E soprattutto si è riaperto quello che sembrava essere un miraggio fino a un mese fa, cioè il secondo posto, con la rocambolesca caduta della Cremonese. Vedete il calcio com'è strano: l'Arezzo a Cremona incappò in una giornata incredibile, subì una rimonta davvero pazzesca della Cremonese, sotto 2-0, come ricorderete, vinse 3-2 nel recupero. E ieri gli è capitata un po' la stessa cosa in casa della Gian Erminio, che nel giro di 2-3 minuti nel recupero ha ribaltato il risultato iniziale. E allora adesso sono tutte lì, soprattutto Livorno, Arezzo e Cremonese, poi c'è una spaccatura, insomma un solco abbastanza grosso rispetto alle altre posizioni della classifica, con l'Alessandria che comunque ha un enorme vantaggio da gestire. E comunque l'Arezzo è riuscita a mettere a nudo anche quei pochi difetti che ha l'Alessandria, e anche Bragli è andato forse un po' in confusione. Anche il doppio cambio che ha fatto nella ripresa, insomma, era sintomo che certamente qualcosa non andava. Ne parleremo questa sera con Marco Piga, corrispondente d'Arezzo per la Gazzetta dello Sport. Buonasera. Buonasera a tutti. Poi Mario Tralci, consigliere regionale della FIGC, e poi buonasera, vado a salutare Matteo Marzotti, buonasera, che è sempre qui con noi come ogni settimana. Allora, poi nel corso della puntata ci collegheremo con Nicola Binda, firma prestigiosa della Gazzetta dello Sport, anche per capire, insomma, che cosa si sta muovendo in queste ultime ore di mercato che sta per chiudere. Alessandria, che come previsto ha ingaggiato Evacuo, quindi mette un ulteriore così tassello. Tra l'altro mi dicono che ha avuto un problemino fisico, quindi non sta bene Paco. Quindi potrebbe essere, non potrebbe essere un grande affare, dici no, tu. Allora, l'Arezzo invece sta cercando un portiere. Partiamo però, Marco, da che cosa vuol dire questa vittoria, questa prestazione, che cosa cambia? Ma guarda, credo che dalla partita di Siena qualcosa è cambiato. La squadra è più compatta, più solida, perché anche nel girone d'andata l'Arezzo giocava un buon calcio, però forse dopo che faceva gol andava sempre alla ricerca di segnare ancora, non dava mai l'impressione di essere una squadra solida, una squadra che capace di gestirle anche le partite. Mentre invece da Siena, grazie anche all'ingresso in difesa di Barison, che è vero che è un giovane ma sta giocando da veterano, Solini si sta confermando, ieri c'è stato un ottimo inserimento di Giacomo Cenetti nella mediana accanto a Foglia, la squadra ha anche imparato a soffrire, a gestire le partite, e anche ieri dopo il gol del vantaggio la tanto temuta capolista con le bocche di fuoco Gonzales e Bocalon non è che poi ha creato dei pericoli da dire che il risultato non è mai stato in discussione, perché a parte due o tre cross non ricordo conclusioni verso la porta di Borra, e fammi dire due parole anche sul portiere, perché questo ragazzino è stato catapultato in campo visto l'infortunio di Benassi e si sta comportando benissimo, perché anche ieri non ha avuto un grandissimo lavoro, però due o tre uscite sempre sicuro, sempre, e non è facile per un ragazzo di 21 anni trovarsi di fronte a questi giocatori, ha dimostrato che ci può stare, quindi anche lui è stato un altro acquisto azzeccato da parte del direttore Gemmi. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo qui, proprio era ospite la scorsa settimana. Fin qui aveva giocato pochissimo, aveva giocato sulla Taranto, mi pare due o tre presenze e poco più. Abbiamo visto la classifica che riporta Mario L'Arezzo, dopo tanti anni, dobbiamo dire, no? A puntare non solo ai playoff, perché fin qui L'Arezzo, insomma,
alla fine si è salvato in questi campionati di Lega Pro, anche in modo brillante, soprattutto nella prima stagione, però era dall'epoca sicuramente di Mancini, no? Di quella squadra che comunque era costruita per tentare di andare in Serie B. Quest'anno non lo sappiamo se era questo l'obiettivo dichiarato, però di fatto ci stanno riuscendo. No, è vero, quest'anno l'Arezzo veramente, questo parte anche da più lontano, già avevano gettato le basi per costruire qualcosa di solido, cioè credevano in un progetto molto importante, cosa che negli anni precedenti sì, c'era la volontà di far bene, ma poi ci si perdeva lungo il tragitto. Invece negli ultimi due anni abbiamo visto veramente acquisizioni anche di dirigenti importanti, direttori sportivi comunque validi, e hanno poi saputo scegliere persone. Anche gli ultimi due acquisti insomma sono stati importantissimi per dare quel tocchetto in più, per dare veramente la qualità a questa squadra, dimostra carattere e voglia di arrivare. Ecco, qui si vede anche la società. Io parlo sempre che tanto i risultati vengono se c'è la società, se dietro hai un gruppo di persone che credono in un vero progetto. In questo momento l'Arezzo ha queste caratteristiche, ha una società che ha voglia di raggiungere dei traguardi importanti e sicuramente ce la farà. Questa è la strada giusta. Matteo, che cosa ti rimane di questa giornata? La sensazione, come diceva Marco, che qualcosa è cambiato, forse Siena o forse da Como, dove lo collochi questo, diciamo, questo momento della svolta? Ma secondo me la svolta c'è stata dopo Como, secondo me, quindi sia la partita della Carrarese sia per come l'Arezzo è tornato al lavoro, perché comunque dopo le vacanze di Natale non è mai facile, ci sono sempre tanti risultati dalla terza categoria alla Serie A, insomma, che dopo la sosta ti regalano sempre delle sorprese. Un fattore positivo secondo me è il fatto che in sede di calciomercato, rispetto a quanto è stato fatto a luglio, perché a luglio, se ricorderete, analizzando un po' quelli che erano stati i movimenti, in genere tutti gli allenatori nuovi, qualche senatore, qualche giocatore che hanno avuto, se lo portano dietro. L'Arezzo questo non l'aveva fatto a luglio. A gennaio sono arrivati buoni giocatori, è arrivato Cenetti, è arrivato Barison, sono arrivati soprattutto giocatori che Sottili conosceva, che Sottili aveva già avuto, che Sottili sapeva che potevano dare una mano a giocare 4-4-2, 4-2-3-1, perché sono giocatori che possono adoperarsi in questa situazione. Il fatto poi che tra l'altro sia stato anche l'allenatore a dettare le linee guida dei giocatori che voleva, suggerendo anche dei nomi, avvalora ancor più l'ipotesi che allora veramente c'è un progetto, allora veramente c'è un allenatore che non arriva al 30 giugno, poi prende la valigia, signori arrivederci, vuol dire che magari il fatto che tu hai fatto contratti, anzi Barison l'hai preso con prestito con diritto di riscatto, Cenetti gli ha fatto un contratto fino al 2018, due giocatori che Sottili ha voluto, due giocatori che Sottili conosce, vuol dire che tu comunque vada a giugno riparti con un progetto, riparti con un allenatore e un'ossatura, visto che tanti giocatori hanno contratti fino al 2018. Se hai perso i playoff quest'anno, hai perso il treno, va bene, il prossimo anno ci riprovi con una squadra che tra virgolette già amalgamata, non sono 22 sconosciuti e ci sono giocatori che ha voluto l'allenatore. Allora, su questo lo riprendiamo dopo aver ascoltato Sottili. È giusto elogiare non solo quello che sta facendo, ma anche queste scelte mirate che gli permettono poi di giocare in questo modo, soprattutto Cenetti, che probabilmente galvanizza quello che è la rosa dell'Arezzo e l'undici che Sottili ha fatto vedere soprattutto ieri con l'Alessandria. Allora, sentiamo Sottili, anche i suoi sogni di secondo posto. Per me la più bella è sempre l'ultima. Adesso ci fanno dimenticare anche la vittoria di Siena, questa qui. Il che è tutto dire. Però è bella perché davanti a un pubblico degno di categorie superiori, perché abbiamo giocato contro un avversario che dall'inizio, che ripeto, che non avrebbe la benché minima difficoltà a salvarsi anche in Serie B. Sta dimostrando con un cammino straordinario. E perché è una vittoria meritata. Cioè, non dimentichiamoci che l'Alessandria non ha avuto le occasioni da gol come le abbiamo avute noi per chiudere la partita, per provare o per tentare di pareggiarla. C'è stato un atteggiamento giusto, c'è stata la testa giusta, c'è stata anche la capacità di reggere l'urto, di reggere il parapiglia, di reggere anche gli accenni di rissa senza
cadere in quegli errori o in quelle provocazioni che in passato purtroppo ci avevano portato a subire qualche espulsione di troppo. Puoi concedere un pochettino più di possesso palla, puoi concedere, perdi qualche metro di campo, però se poi dopo vado a vedere le conclusioni a rete dei nostri avversari, mi sembra che siano pochissime. Ci tengo solo a sottolineare, perché l'ho detto anche ai vostri colleghi, che per me oggi Arcidiacono è come se avesse fatto gol, perché ha fatto un salvataggio su una palla morbida che aveva scavalcato Borra sul secondo palo, che per me vale quanto un gol, dove è stato determinante il suo spirito, il suo sacrificio nel fare una corsa in fase difensiva. E poi, se devo trovare un aspetto che invece dobbiamo ancora migliorare, quando ci presentiamo davanti al portiere, la dobbiamo chiudere. Magari in passato c'era capitato di non riuscire a farlo, e dovremo cercare di migliorarlo, perché non sempre poi dopo riesce a portare in fondo il risultato che a questo punto secondo me è strameritato. Pensa che è uscito comunque a annullare l'attacco più forte del campionato, 29 gol in due, e oggi praticamente impalpabili entrambi, no? Sia Gonzalez che Bocalon. Hanno fatto bene, ma il lavoro è stato non solo dei difensori centrali, c'è stato un lavoro importante nella pressione sul portatore di palla da parte di tutti, a partire dai due attaccanti, fino al lavoro quando sono passati a 5, anzi a 3, si sono messi con questo 3-5-2 che ci ha anche un po' sorpreso, dove nei minuti iniziali del secondo tempo non eravamo riusciti a prendere le distanze sulle uscite, non riuscivamo a lavorare bene né su mezzaviglia davanti alla difesa con i due attaccanti, né quando una mezzala lavorava in ampiezza alzando il quinto. E lì abbiamo un pochettino traballato, poi nel momento in cui sono andato a togliere Polidori per rimettere dentro Grossi, abbiamo ritrovato equilibrio, abbiamo ritrovato la parità numerica in mezzo al campo e sinceramente non abbiamo neanche sofferto tantissimo il miglior girone, il miglior attacco del girone, scusa. A proposito del girone, di ritorno 4 su 4, punteggio pieno, 5 punti in più rispetto all'andata, secondo posto a un punto, cambiato un po' di cose. Beh, se vinci cambiano, cambiano. Credo che in questo momento aver avuto la possibilità di agganciare Livorno e trovarsi a un punto dalla Cremonese ci deve dare la voglia di non accontentarsi, di andare alla ricerca sempre di scalare le posizioni in classifica, perché adesso che ci sono tornate a tiro sarebbe un delitto non dare continuità a questa striscia importante. Però Cenetti prima mi sta ricordato quella stagione a Carpi dove eravate in Siena, eravate a un certo punto a più 12 sulla seconda e l'avete vinto all'ultima giornata del campionato. Lui al primo posto, a quanto ha detto, ci crede un po'. A me fa piacere che ci credano i ragazzi, vorrei vedere anche che non ci credessero, però bisogna anche essere realisti, ci devi credere, i sogni te li devi cullare, credo che sia una delle poche cose in questo momento in Italia che non costa niente, quindi è giusto anche coltivarli, però dobbiamo sempre anche avere la capacità di mantenere davanti, vicino l'obiettivo reale. In questo momento l'obiettivo reale è il secondo posto, la Cremonese. Cominciamo da domani a preparare la partita a tutto cuoio, perché giocare contro Alessandria è semplice per un allenatore prepararla, e ora serve la maturità di un gruppo per andare a affrontare con lo stesso piglio, con la stessa determinazione, con la stessa cattiveria agonistica una gara che sulla carta potrebbe avere meno appille, meno blasone, meno richiamo anche di attenzione per un gruppo che viene da due vittorie importanti e sentite come quella di Siena e come quella di Alessandria. Poi Giacomo, lui è un po' scenografico, Giacomo l'ha fatta un po' così. È vero che abbiamo vinto all'ultima giornata sulla Carrarese, non avevamo 12 punti di vantaggio, ne avevamo 11, però se ne scorda un punto, poi alla fine con quel punto lì poi dopo abbiamo vinto il campionato,
Vediamo, vediamo, ma non, io non ci penso. Penso, parlerò del primo posto solo dopo che avevo raggiunto il secondo. Ma un portiere direttore mi ha detto che arriva, però a me non mi ha detto niente. Che fai? Fai come Di Francesco che gli dite le robe. Oh no, non so niente. Prendiamoci la prestazione di Bora, che anche oggi ha dato grande sicurezza al reparto, si è sempre fatto trovare pronto, ha accorciato bene la squadra su tutte le palle profonde. Prendiamoci la prestazione di Daniele e poi che arrivi un portiere, questo credo che sia abbastanza scontato, vedremo chi arriverà. Allora, abbiamo sentito Sottili, dice però puntiamo al secondo posto, poi ha rievocato anche questa stagione del Carpi vissuta con Cenetti. 4 su 4 nel girone di ritorno per Sottili e per Larezzo a punteggio pieno, invece Abbassano l'anno scorso ne aveva vinta solo 1 su 4 nel girone di ritorno. Questo era un dato curioso che volevo vedere per vedere se magari a gennaio le sue squadre hanno uno sprint, invece era proprio una media completamente diversa. I meriti di Sottili, Marco, anche nel ovviamente indicare questi due ritocchi che hanno permesso di mettere a posto forse la difesa, dove i due che dovevano partire titolari e purtroppo per loro non hanno dato molte garanzie, per la verità, e questo ha penalizzato l'Arezzo, perché i centrali difensivi, no, sono cambiati ogni partita della parente ha giocato una coppia di centrali diversa, no? Quindi fare affidamento qua su Barisone e su Solini con Ferrario, che esatto, tra penso un paio di settimane dovrebbe essere pronto. Se Ferrario sta bene, è un giocatore che ha fatto la Serie A, grande esperienza, quindi può portare un'ulteriore forza alla squadra. Il mister è stato bravo, perché nel girone d'andata qualche critica c'era stata, anche giusta, perché delle partite tipo quella di Cremona, tipo la squadra aveva subito troppe rimonte. Poi secondo me è stato molto bravo Roberto Gemmi a fare quadrato, a compattare tutto il gruppo. E come diceva prima Matteo, la mossa di prendere due soldatini che il mister aveva già allenato è stata una mossa vincente, perché la squadra aveva bisogno di due aggiustature, una dietro e una in mezzo al campo, e Gemmi ancora una volta ha operato benissimo e subito, perché i giocatori sono arrivati per il primo allenamento del 2017, erano già ad Arezzo, quindi hanno avuto modo quelle due settimane di sosta di prepararsi bene e entrare anche bene dentro lo spogliatoio, perché mi sembra che anche come spogliatoio sia un gruppo unito, si vede. Quando c'è un gol si vedono delle esultanze, sono piccole cose, che però piccoli particolari che sono nel calcio molto importanti. Ieri quando Polidori ha segnato, uno dei primi a raggiungerlo è stato un giocatore che era in panchina, Arcidiacono, un giocatore che viene da Foggia, viene ha fatto anche la B, non gioca, però è stato il primo ad andare. Una volta che col tutto cuoio mi sembra fece gol Polidori, Moscardelli partì dalla panchina per andare a abbracciarlo, e il grande gruppo aiuta. In più bravo anche il mister, perché ha dato solidità e compattezza a una squadra, la città ci sta credendo, perché comunque a Siena abbiamo giocato in casa, ieri lo stadio era quasi pieno e domenica prossima ci sarà un altro esodo importante, perché contro il tutto cuoio a Pontedera rigiocheremo in casa, perché minimo io penso che oltre 500 aretini seguiranno la squadra, quindi contro la simpatica compagine di Ponte Aegola credo che giocheremo un'altra partita in casa. Eh sì, simpatica, e devo dire che è una società che ha sempre fatto della programmazione, no? la sua arma migliore, adesso è un po' in difficoltà la squadra di Fiasconi. Probabilmente c'è qualche pezzo pregiato che si è messo, non lo so, che probabilmente ha qualche richiesta, e quindi lo stesso allenatore dopo l'intervista, dopo l'ultima partita, ha detto se qualcuno vuole andare via lo faccia adesso, abbiamo bisogno di giocatori convinti. Il dilemma poi di questo mercato per l'Arezzo, perché quando è iniziato il mercato, al di là di puntellare la rosa, ovviamente la situazione di classifica non era così, cioè era un'ottima posizione di classifica, ma comunque si pensava forse massimo al terzo posto, no? A dicembre, quando insomma ci si affacciava al mercato, e quindi ci si chiedeva
che tipo di mercato dovesse fare l'Arezzo, cioè se tentare comunque di arrivare secondi, che sarebbe un buon vantaggio per i playoff e quindi fare uno sforzo, oppure se al di là dei playoff programmare già magari con qualche giovane la prossima stagione. Tu cosa avresti fatto? Ma no, questo valora ancora di più quello che dicevamo prima, no? Cioè una società dietro che sa cosa vuole, che vuol programmare, si è mossa giustamente per tempo perché, come si diceva prima, ha potuto questi nuovi inserimenti di portarli a fare allenamenti nel periodo della sosta, di integrarli e portarli al momento cruciale. Quindi abbiamo visto su partite importanti come Siena, quella di ieri, l'Arezzo sta dimostrando tutta la sua qualità. Quindi secondo me, e lo ribadisco, è la società. Dietro per ora si stanno comportando molto molto bene, stanno facendo un programma anche per la prossima stagione sportiva, quindi anche per quello che sarà il futuro. Quindi secondo me si sta gettando delle basi molto molto importanti, sicuramente ci farà cavare molte soddisfazioni. Diciamo che in questo momento, Matteo, l'Arezzo sembra la squadra che sta meglio, no? Anche da un punto di vista atletico. Sì, chiaramente poi sono le vittorie che si susseguono una dopo l'altra, insomma, che ti riportano il morale. È chiaro che adesso hai il morale alle stelle, hai il vento in poppa, perché insomma vieni da una domenica che hai vinto il derby, hai vinto la ripresa, hai vinto con l'Alessandria giocando alla pari senza alcun problema, hai trovato una squadra come l'Alessandria che comunque dietro, quando si difendeva, era molto corta, senza un trequartista sei riuscito comunque a impensierirla sugli esterni dove loro avevano Sestu e Iocolano, quindi alla fine è stata una prova di maturità abbondantemente superata. È chiaro che il banco di prova viene la prossima domenica, quando non affronti un Siena, non affronti un Alessandria, che devi trovare motivazioni da grande squadra, da motivazioni di dire oggi scendo in campo, prendi 3 punti anche se loro sono il tutto cuoio. Quindi magari fino adesso hai avuto l'ok dal punto di vista mentale, anzi hai avuto l'ok dal punto di vista fisico, domenica vediamo dal punto di vista mentale come risponde l'Arezzo. E quello è l'ultimo test forse che manca, no? Visto quanto era successo a Pontedera, appunto, nello stesso campo. Per lo stesso discorso viene da pensare quando a dicembre mi ricordo di aver letto da qualche parte che si faceva già le tabelle, no? Della serie, sì, ok, vado a Livorno, prendo 1 punto, poi vado a Gorgonzola con la Giana, ne prendo 3, ne prendo 3 con quella, poi siamo andati a finire che abbiamo perso col tutto cuoio, a Giana è venuto, con la Giana Erminia è venuto fuori un punto, col Pontedera è andata male, quindi cioè, senza fare conti, vediamo dal punto di vista mentale, non dico gli attributi, però dal punto di vista mentale quanto è forte questa squadra domenica. Sentiamo un attimo Braglia, si è un po' arrabbiato tra virgolette quando abbiamo chiesto se ci sembrava l'Alessandria un po' nervosa, quantomeno che la buttava un po', no, dal punto di vista agonistico, lui non era molto d'accordo. Allora sentiamo. Adesso ha fatto un buon primo tempo, non si è fatto un buon secondo tempo al di là dei 2 contropiedi che hanno fatto. Quando ti perdi è chiaro che gli lasci più spazio, però come gestione della palla loro meglio il primo tempo, noi meglio il secondo tempo. Però, abbiamo fatto troppa confusione nel primo tempo, siamo andati troppo dietro a loro. Noi non possiamo essere frenetici come le altre squadre, perché se siamo frenetici noi ci ne buschiamo, perché sappiamo giocare a calcio, sappiamo come muoversi, però quando poi subentrano certe partite, c'è già successo anche nell'ultima partita a Livorno, che come si alza il tono agonistico poi facciamo fatica, infatti nel secondo tempo siamo andati molto bene, vuol dire che ci adegueremo. Forse sono anche un po' nervosa, no? Su certi episodi. No, guarda, qui di nervosi noi non siamo nervosi. Però quando te vedi che una squadra, e giustamente loro hanno fatto il loro, ci mancherebbe altro, ogni contatto fermi 2 minuti. Io ho guardato una volta, siamo stati fermi 3 minuti e quello non fa recuperare niente, ma dovevo andare? Gli ha permesso e gli altri hanno fatto bene, perché l'avrei fatta anch'io, tanto per essere chiaro, gli ha permesso di fare quello che voleva. Perciò lui ha ammonito 20 di noi e uno di loro alla fine per dire guarda questo bischio che entra ora. Allora, sempre come dire, affascinante, diciamo, il modo, no, in cui esprime in modo burrascoso le sue idee. Marco. Lui che fa quando vince 1-0? Ha detto che lo fa anche lui. Però. Io dico che ieri Alessandria è stata graziata dal modesto
balice di Termoli, perché io ho dato 5,5, ma era da molto meno, che ha permesso falli in continuazione, Branca doveva essere espulso, lo stesso Sosa che è entrato nel secondo tempo meritava ampiamente due gialli, hanno picchiato per tutta la partita, per non parlare del centrale difensivo di Gozzi, quindi fa un po' troppo il professore, un po' troppo... Io dico che devono stare molto attenti, anche perché il calendario non è semplice, perché l'Alessandria dovrà giocare col Piacenza in casa, poi ha due trasferte, Como e Cremona, e se riusciamo a continuare su questo trend ci possiamo avvicinare un pochino ulteriormente, quindi non è finito il campionato. Quindi tu pensi deve che stare... l'Arezzo possa dire la sua? No, l'Arezzo deve stare tranquilli, però giocare in questo modo, atleticamente l'Arezzo sta benissimo, e questo è merito anche del professor Ducci, perché la squadra anche al 90esimo fanno degli allunghi, degli scatti, quindi vuol dire che atleticamente è preparata molto bene, e questo è una cosa importante nel calcio di oggi, dove conta moltissimo anche la parte atletica. Quindi se l'Arezzo continua a giocare in questo modo possiamo dire la nostra fino in fondo, poi se arriveremo terzi o secondi questo non lo so. Fermiamoci un attimo e poi tra poco ci collegheremo con Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, anche per sapere insomma cosa ne pensa di questo campionato, ma sentiamo anche se ci sono notizie dell'ultimo momento per quanto riguarda il mercato. Tra poco. Ripartiamo allora, seconda parte, e andiamo a salutare una delle prestigiose firme della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Benvenuto Nicola. Grazie a voi, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, partiamo, te l'aspettavi un Arezzo così, diciamo, protagonista, in grado di battere anche l'Alessandria? Beh, sicuramente una squadra in ottima condizione, ieri ha fatto una prestazione eccellente, sono riuscito anche a vederla un pochettino su internet. Dal punto di vista atletico l'Arezzo ha messo sotto nettamente la miglior squadra del campionato, e quindi è stata una prestazione molto incoraggiante per la fase decisiva del campionato. Ecco, è sicuramente un Arezzo che potrà dar fastidio a molti, ecco, in questa stagione di ritorno. Gli altri fin qui, no, abbiamo avuto una Cremonese che è stata un po' una squadra un po' pazzerella, no? Al di là che ha fatto comunque un grande cammino, però anche la partita di ieri ha dimostrato insomma forse un poco equilibrio. Sì, è un po' è una squadra che costruisce e poi distrugge nel giro di poco tempo, non ha continuità, ha sprecato punti in maniera incomprensibile contro squadre come la Giana, come la propria Cenza, ha lasciato per strada punti pesanti, facendo il gioco dell'Alessandria, che si è permessa queste due sconfitte nelle ultime due trasferte, ma comunque mantenendo sempre un vantaggio considerevole al primo posto, e credo un vantaggio che nessuno possa mettere in discussione. Invece il Livorno, che ha recuperato poi nel tempo, no, le assenze di inizio stagione, al di là di questa sconfitta di ieri anche un po' in attesa col Como, come lo vedi? Purtroppo il Livorno ha dei problemi di infortuni, perché le notizie di oggi parlano di infortuni gravi per Rossini e insomma anche Cellini, vero Nick? Vantaggiato i Cellini, credo che siano da valutare, si conoscerà domani credo la diagnosi di Cellini è vantaggiato, ma anche Gonnelli ha una lesione al piede sinistro grave. Per Rossini la stagione addirittura è finita, quindi è un Livorno che ha la fortuna, se non altro, di poter adesso sul mercato in queste ultime ore rinforzarsi, però è una brutta botta, questa partita di ieri per loro è stata sicuramente. Senti Nicola, Marco, ciao. Ciao Marco. Ciao Nick, pensi che il Livorno vada sul mercato per prendere una punta in queste ultime ore? Sì, ma credo che debbano un po' fare un po' di ragionamenti, perché visti questi infortuni dovranno un po' rivedere le loro strategie, ma poi credo che in questa fase della stagione un po' tutte le squadre riflettano bene su cosa convenga fare, perché insomma il discorso primo posto è abbastanza lontano per tutti. Ai play-off sarà veramente un terno all'otto,
È giusto crederci, perché sicuramente l'Arezzo, se prende anche un portiere, vuol dire che fa un salto di qualità, e se il Livorno prende dei giocatori, la Cremonese si è mossa già prendendo due difensori, la stessa Viterbese, oggi era il presidente Camilli al mercato per rinforzare la squadra ancora, insomma c'è la volontà di crescere e migliorare, però la prospettiva è quella di fare dei playoff difficilissimi adesso, però certo è giusto arrivare a maggio ed essere al top della condizione e giocarsela, perché è un problema anche delle squadre degli altri gironi, ci mancherebbe, però è sicuramente coraggioso provarci adesso, è veramente una prova di coraggio fondamentale, che testimonia anche lo stato di salute delle società, perché chi adesso ci crede e ci prova vuol dire che sta bene e ha voglia, è un segnale importante secondo me. Allora, è ufficiale, no? L'Arezzo ha preso il difensore Luciani, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, poi Venezia, ha vinto il campionato di Serie D, prestito. Arriva un secondo Luciani, dunque, che si affianca ad Alessio, questo si chiama Luigi Luciani. Arezzo che dovrebbe poi prendere anche un portiere con l'assenza di Benassi, si era parlato di Farelli, però non so se Nicola tu hai altre notizie. Guardate, oggi ho avuto la fortuna di pranzare con Roberto Gemmi al calciomercato e quindi parlavamo di questa cosa, l'intenzione è di prendere Farelli, però nelle ultime ore di mercato succedono sempre delle sorprese, delle novità, e lui sta valutando, sta ragionando, e questa scelta è... Voglio dire, certo, per come sta andando adesso l'Arezzo col secondo portiere, tre partite, zero gol al passivo, la situazione potrebbe anche non essere un problema, però è giusto cautelarsi, è giusto essere completi in ogni reparto, e arriverà sicuramente un elemento di esperienza per completare il reparto e ovviare all'infortunio del titolare. Al di là di quello che ovviamente accadrà nelle ultime ore di mercato, chi potrebbe essere la squadra protagonista, diciamo, proprio per quanto ad arrivi? Beh, l'Alessandria ha ufficializzato Evacuo, quindi non lascia nulla di intentato, anche con questo colpo dimostra di volere far tutto il possibile per vincere questo campionato. Certo che se hanno l'atteggiamento di ieri, questa un po' di supponenza, un po' di spocchia e anche una condizione atletica un po', perlomeno rispetto all'Arezzo, era sicuramente inferiore, l'Alessandria non può sicuramente pensare di averlo già vinto. Ripeto, dietro non vedo squadre che possano impensierirla, però l'Alessandria, diciamo che fa di tutto per non commettere l'errore dell'anno scorso, quando ha buttato via una promozione che sembrava quasi fatta. E quindi però, prendendo Evacuo, che è un crack per la categoria, è un giocatore di grandissimo valore, in coppia con Gonzalez fa una coppia micidiale, che già l'anno scorso è stata protagonista in Serie B col Novara, figuriamoci in Lega Pro cosa possono combinare. Quindi credo che anche in questo mercato l'Alessandria sia la regina. Poi, come ho detto, la Viterbese farà sicuramente qualche movimento, il Livorno qualcosa farà, e in queste ultime ore ci sarà sicuramente molto lavoro e molto fermento. Nicola, io ti ringrazio molto, buon lavoro. Ciao Nicola, ti leggeremo domani. Buonasera a tutti, grazie a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Evacuo, lo dicevamo prima, e poi la Cremonese ha preso un giovane attaccante che è di proprietà del Latina, era in prestito però a Siracusa, si chiama Nicola Talamo, classe 96. Quindi è un mercato, Mario, che ancora poi diciamo è diventato anche uno dei mali di questi, soprattutto anche della Serie B, ma soprattutto della Lega Pro, no? Perché quasi tutte le carriere dei giocatori, che una volta magari erano dei piccoli trafiletti, cioè sono tantissimi quelli che fanno vanno in due squadre all'anno, no? Diventa anche complicato non solo affezionarsi, ma anche poi pensare di poter costruire qualcosa. Ecco, ci sarà prima o poi un'inversione di tendenza, deve passare da un cambiamento di regole, perché è anche interesse delle società, al di là di tutti
altri interessi che ci sono dietro spesso a questi movimenti. Beh, tutto questo è perché le società vogliono questo mercato, un ulteriore mercato di riparazione così chiamato, però anche il Presidente federale deve seguire un po' quelle che sono gli indirizzi, le richieste da parte delle società, che sono loro gli attori principali, loro sono quelli che vogliono arrivare al punto di fare questi movimenti, quindi è difficile modificare questa situazione. È chiaro che si muove tanti giocatori, tante opportunità, si vede giocatori che tutti gli anni vanno su due squadre e questo fa parte ormai di una cosa consolidata e sicuramente non verrà modificata. Questo difensore che cosa va a coprire secondo questo Luciani bis che arriva? Ma sarà sicuramente il vice del suo omonimo Alessio, Luciani, però sì. Visto che in carriera ha giocato anche a sinistra, quindi non lo so, insomma, potrebbe essere all'occorrenza utilizzata a sinistra. È chiaro che però, essendo un prestito secco fino a giugno, credo che, con tutto il rispetto per lui, io penso che io Arezzo, prima di valorizzare un giocatore di un'altra squadra, faccio giocare i miei, faccio giocare Masciangelo, faccio insomma giocare gente che è mia, di mia proprietà. È chiaro che viene per fare la riserva di Luciani, insomma. Sì, penso a questo punto sì. Comunque, è un Barison che è un prestito con diritto di riscatto, che me lo posso ritrovare a giugno. Se devo prendere, si faceva lo stesso ragionamento del portiere, se devo prendere un under in prestito fino a giugno per fare il favore a una squadra di farlo giocare 97, mi tengo Borra che ce l'ho già in rosa. Non ha senso secondo me fare questi spostamenti. Però era giusto prenderlo al terzino destro perché hai solo Luciani di destri. No, che era giusto prenderlo, quello era scontato e sottinteso. È chiaro che giocherà, spero poco, perché vuol dire che Luciani sta bene e Luciani è un giocatore a rendimento 6,5-7 tutte le domeniche, quindi deve giocare lui. Il portiere lo devi prendere perché Borra sta facendo benissimo, però se toccando ferro, facendo tutti gli scongiuri, in porta un dodicesimo ci vuole. Quindi sono due operazioni che sono necessaria. Sentiamo Berzotti e Cenetti ieri nel dopo partita. Berzotti che ha fatto quell'assist di grande generosità per Polidori, Cenetti ha fatto un grande punto. Sentiamo. Abbiamo dimostrato che noi ci siamo, che siamo una grande squadra, che giochiamo bene e che possiamo lottare contro grandi squadre come l'Alessandria, che in questo campionato penso che i risultati lo dimostrino. Questa partita dimostra il carattere che abbiamo, la squadra che siamo e deve dimostrarlo soprattutto a noi stessi. L'importante è che giochiamo bene, che facciamo gol e poi il resto viene di conseguenza. È stata una bella azione quella, però ti chiedo quando hai capito insomma che volevi dargliela piuttosto che tirare in porta davanti a tutti. Quando ho puntato il portiere, lì per lì volevo tirare, che discorsi. Poi, ripeto, prima la squadra e poi vediamo di far gol prima, poi vediamo. E poi hai avuto quell'altra grossa opportunità nel secondo tempo, no? Sì, lì mi mangio le mani. Potevo fare meglio sicuramente, poi non so se me la sono allungata io o rimbalzata, ma non lo so. Sta di fatto che si poteva chiudere la partita prima e c'è un po' di rammarico, però l'importante è che abbiamo vinto. Senti, l'Arezzo siamo una squadra matura adesso, no? Sa gestire, va in vantaggio, non si fa raggiungere. Che cosa è cambiato? No, non è che è cambiato qualcosa. La squadra è comunque sempre quella. Adesso semplicemente stiamo dimostrando quello che siamo. Penso che oggi l'importante era fare i tre punti, perché era importante per proseguire il nostro cammino. Ottima prestazione a livello di squadra, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo in campo, perché queste partite altrimenti non le vinci. Per quanto riguarda la mia prestazione sono contento, perché era tanti mesi che non facevo 90 minuti e quindi sono contento, spero di trovare al presto la condizione migliore. Hai dimostrato doti, non si sapeva, di grandi combattenti in una partita così particolarmente utile. Sì, mi dispiace per l'ammunizione, perché ci tengo sempre a cercare di non prenderla. Sono contento, poi giocare con un pubblico così penso che per un giocatore come me ti dia ancora più carica. Ripeto, sono contento soprattutto per i tre punti, perché ce li meritiamo e quindi va bene così. Sto protagonista o vittima anche di qualche scontro di gioco abbastanza duro? Vabbè, quello ci sta. Basta che poi finisce lì, però diciamo che tra virgolette è il mio pane, quindi ci sta, dai.
Io la prima intervista che ho fatto l'ho detto, quando ero a Carpi ero a più 12 dalla seconda, e abbiamo vinto il campionato all'ultima giornata, e quando poi si avvicinano le squadre dietro cambia tanto. Quindi io penso che con questa striscia di vittorie l'Arezzo può puntare veramente a qualcosa di importante, e speriamo di continuare così. Allora, si parlava prima di tabelle, Matteo, no? E ora l'Arezzo ovviamente noi ci auguriamo che sia magari a una distanza dall'Alessandria, anche per fare qualche sogno. Nicola Binda giustamente diceva che non vede al momento, e saremmo dei pazzi a vedere un'Alessandria insidiata al di là del calendario sicuramente più difficile, ma il calcio è strano e quindi vedremo. Però nel momento in cui magari questo obiettivo, al momento non è neanche tale, dovesse vacillare con i play-off, prima di cominciare abbiamo letto un po' l'ingarbugliato regolamento, saltare la prima fase secondo te quanto potrebbe essere importante? Cioè saltare la prima fase vorrebbe dire arrivare secondo, perché altrimenti arrivando terzo c'è il turno, diciamo, chiamiamolo preliminare, e giocheresti con la decima squadra del girone, che non dovrebbe essere un impegno così, diciamo, difficile, però è sempre una partita. Ma è un po' il ragionamento che facemmo lunedì scorso. Secondo me l'Arezzo deve accantonare tabelle, accantonare la calcolatrice almeno fino a quando non avrà affrontato il Livorno. Nel senso, l'obiettivo intanto qual è? Raggiungere il Livorno, e questo l'ha fatto. Il prossimo obiettivo è provare a superare la Cremonese. Arrivato dopo allo scontro diretto che le è finiti con Cremonese e Livorno, a quel punto ti guardi e vedi un po' dove sei. È chiaro che se sei secondo, a quel punto che significa? Che devi spendere energia e tirare la volata per il secondo posto. Se sei terzo o quarto e vedi che c'è distacco dalla quinta, io non mi vergogno a dirlo, a quel punto io tiro il freno a mano e inizio anche a prepararmi, tra virgolette, i play-off, anche per un semplice motivo. Se noi oggi andiamo a vedere la classifica, il Renate, che ha 9 punti dall'Arezzo e dal Livorno, perché siamo a pari merito, ha un abisso rispetto alla undicesima che è fuori dai... Eccolo. Ecco, infatti, grazie mille. In questo caso il Renate ha 36 punti, no? L'Olbia ne ha 31, è vero che sono 5 punti, ma quando tu incominci a arrivare a... quando ti mancano 5-6 giornate alla fine, ci sono i playoff che sono un altro campionato... Una squadra che è in quella posizione, che tanto sa che non rischia più niente, e può iniziare a preparare un lavoro in ottica di energie, proprio in ottica di playoff. Quindi aspettiamo il Livorno. Dopo Livorno uno dice, se è secondo, e secondo me bisogna un attimo vedere, perché se è secondo bisogna vedere quanto è tirato la carretta per arrivare secondo, o se è arrivato terzo e ci è voluto tanto, se c'è il distacco a quel punto puoi rilassarti. Mario, ti convince questa formula, che da una parte ha il merito di, perché altrimenti a un certo punto erano partite, insomma, francamente inutili, no? Quantomeno l'impegno lo vediamo in tutti i campionati, cioè delle squadre che non hanno obiettivi, però allo stesso modo non è che mi convince tanto, nel senso che ci sono squadre che probabilmente nei playoff non gliene frega nulla, no? Quindi allo stesso ripone comunque il problema di come poi vanno a affrontare queste partite. Effettivamente è un'esagerazione arrivare alla decima, a ripescare per fare playoff con la decima classificata, insomma la dice lunga su quello che è questa riforma della Lega Pro che sta tentando il Presidente di rivitalizzare in qualche modo questa categoria, portare più risorse possibili a questa categoria per poi spalmarle sulle società, quindi coinvolge al massimo le proprie società per cercare di racimolare il più possibile, mi dà la sensazione, perché questa formula qualche perplessità ce l'ho. Marco, tu che dici? Chiusura? Troppe squadre, troppe, perché poi magari chi è arrivato decimo da zecca 2-3 partite e te lo ritrovi come una scheggia impazzita. Tipo il Piacenza della situazione, tipo il Piacenza, sì, perché può capitare di tutto. Magari ti arrivi terzo, giochi contro la decima in casa, al quinto minuto c'è un'espulsione, un episodio, le partite sono strane. Poi c'è anche il dato statistico che nelle ultime 3 stagioni, ora è vero che sono riallargati i gironi, ma la decima era in lotta fino a 180 minuti alla fine per evitare play-out. Quindi tecnicamente te potresti passare 180 minuti dall'obiettivo salvezza a entrare nei playoff. Quindi sì, la forbice è veramente troppo stretta.
Allora, l'Arezzo col tutto cuoio domenica, che ha vinto solo due volte in casa con Lucchese e Prato. L'Alessandria ha vinto 4-1, la Cremonese 1-0, insomma, diverse sconfitte, credo 5 in casa. I numeri, ecco, non sono abbastanza chiari, però ovviamente sono in una posizione di classifica difficile, e quindi è un impegno da prendere, anche perché la squadra comunque è una buona squadra, quindi va presa con le molle. Volevo sapere da Mario invece, a livello, non voglio rubare argomenti alla trasmissione di Matteo che c'è dopo, come vanno queste società nostre invece? No, nel mondo dilettanti che io rappresento sta andando abbastanza bene, specialmente la nostra provincia, insomma, c'è il Montevarchi che la fa da padrone, ma insomma in tutte le categorie si stanno comportando molto bene. Io ho sempre l'incarico anche per questa stagione sportiva, per quanto riguarda la rappresentativa regionale. Non ci dimentichiamo che siamo campioni d'Italia, la Toscana l'anno scorso a Catanzaro ha vinto il titolo italiano. Con tanti ragazzi, avevamo 5 ragazzi della provincia di Arezzo. Ricordo sempre che in questa rappresentativa nel passato, al di là di Settembrini e Martinelli, dei più recenti, ma insomma anche come Giaccherini, come Corradi, sono come Diamanti, sono passati tutti attraverso la nostra rappresentativa. Sicché voglio dire, è una bella vetrina. Anche quest'anno abbiamo tutti 98 e 99. Mercoledì prossimo a Firenze giocheremo proprio contro la Berretti dell'Arezzo in preparazione proprio al torneo delle regioni che si svolgerà quest'anno in Trentino. Quindi dal profondo sud al profondo nord. Sì, e quindi insomma ci sono dei ragazzi molto interessanti da seguire che possono essere utili, lo dico sempre, anche per il mondo professionistico. E questo ti dovrebbero ascoltare. Grazie a Mario Tralci, grazie a Marco Piga, Gazzetta dello Sport, grazie a Matteo Marzotti, ci rivediamo la prossima settimana, e per chi ci segue in replica alle 21, tra poco c'è appunto Matteo Marzotti con la trasmissione Zona Dilettanti. A tra poco con Matteo.